Parliamo ora di ciclismo, non di certo quello che vediamo tutti i giorni sulle strade, ma un ciclismo particolare, una gara ciclistica la più alta del mondo nelle alture dell'Himalaya. A parteciparvi, ironia della sorte, non è stato un ciclista, ma è stato un attore comico. Paolo Franceschini ha raccontato la sua storia all'Istituto Bearzi. Sentiamo. Si definisce un comicista, ovvero un attore di cabaret prestato al mondo della bicicletta. Paolo Franceschini, da molti conosciuto per le sue performance a Zelig e Colorado, si è inventato sportivo di lunga distanza e con appena 6 mesi di preparazione ha vinto la sfida con la gravità e l'aria rarefatta, tagliando il traguardo della corsa ciclistica più alta del mondo nelle alture dell'Himalaya. Mi è presa questa voglia strana e particolare di affrontare la Himalayan Highest Mountain Bike Race. Faccio fatica ancora a dirla, quindi figurati, l'ho fatta ma non riesco a pronunciarla. Che è la gara a tappe più alta del mondo, non è riconosciuta ancora dall'organismo internazionale di ciclismo, ma è una cosa per pochi folli. Quest'anno era la terza edizione ed eravamo in 15 a partecipare a questa gara, dove si pedala dai 3500 metri fino ai 5600 del Cardungla Pass. La sua testimonianza di impegno e perseveranza ai ragazzi dell'Istituto Bearzi di Udine. Potrà sembrare scontato e sembra che sia una ripetizione a pappagallo, ma il non mollare mai credo che sia proprio la frase giusta da poter dire, e soprattutto quello che nessun sogno è irrealizzabile ed impossibile, tant'è che la mia impresa l'ho chiamata DAI per autoesortarmi e anche perché è risultato un acronimo che è DAI dove arrivo io, con una sfumatura del dove arrivo io. Secondo me ci può arrivare chiunque, visto che non sono Superman. Il cuore allenato di Franceschini, ferrarese doc, batte per la squadra della sua città. Obiettivi sportivi? Questa qua è una bella domanda. Sportivi non lo so, a tenere la spalla in Serie A, che è il primo obiettivo sportivo. No, comunque ci saranno tante altre cose legate alla bicicletta e alla comicità che verranno fuori a breve. Tu la bicicletta.